Point Barrow, Alaska, 1897. Era l'apice della stagione della caccia alle balene. Navi piene di uomini solcavano le fredde acque artiche. Il loro intento era quello di fare una fortuna, visto che di solito questo tipo di caccia era molto redditizia. Ma quella volta le cose si misero molto male. A settembre di quell'anno, 8 navi rimasero pericolosamente intrappolate nel ghiaccio a nord. Quell'anno l'inverno fu insolitamente rigido. Il freddo estremo congelò l'acqua dei mari e il ghiaccio bloccò le navi. È come se avesse preso vita, aggrappandosi e stringendosi sempre più forte attorno alle navi. E si udirono gli stridii e i lamenti degli scafi schiacciati sotto la pressione del ghiaccio. 265 balenieri erano completamente soli in mezzo a questo mare ghiacciato, mentre le loro navi venivano lentamente schiacciate dal ghiaccio. In sottofondo si udì soltanto l'ululato del vento gelido. Il termometro segnava meno 45 gradi centigradi e non importa quanti vestiti avessero indossi i marinai, il freddo penetrava fino alle ossa. Era chiaro che dovevano uscire da lì, ma non c'era altro che un'infinità di ghiaccio. L'unica via d'uscita era aspettare i soccorsi. Sapevano che le loro scorte sarebbero durate fino a gennaio, soltanto 4 mesi, ma i soccorsi stavano arrivando. A novembre, la nave di soccorso SS Bear salpò da Port Townsend, Washington, e si diresse il più possibile a nord, ma non riuscì a raggiungere le navi arenate, poiché il ghiaccio si estendeva per migliaia di chilometri. Il capitano decise di attraccare a Cape Vancouver e inviò una squadra di salvataggio. La piccola squadra doveva raggiungere i balenieri a piedi e rifornire le navi arenate. La squadra era guidata dal tenente di primo grado David H. Jarvis. Il suo vice era il sottotenente in seconda Ellsworth P. Bertholdt. Andò con loro anche Samuel J. Cole, un chirurgo esperto del Bear che poteva controllare le condizioni di salute dei balenieri intrappolati. Questi tre eroi non avrebbero intrapreso il viaggio di 12.400 km da soli. Ricevettero aiuto da parte dei pastori locali di renne. Inoltre assunsero dei nativi che sapevano bene come sopravvivere a quelle condizioni estreme. Equipaggiati di sci, slitte trainate da cani e ciaspole, intrapresero il loro lungo e arduo viaggio. La spedizione cercò di muoversi rapidamente, ma a 50 gradi sotto zero e con terreno accidentato, la natura li rallentò per tutto il percorso. Ma fortunatamente la gente del posto era incredibilmente ospitale. I soccorritori vennero invitati in ogni casa lungo la strada per riposare e recuperare le forze. A causa del ritmo frenetico della spedizione, i cani da slitta si stancarono in fretta. Dopo 600 km, un quarto del percorso, i cani erano sfiniti. David Jarvis scrisse nel suo diario di come avessero percorso 21 giorni di fila con solo un giorno di riposo. I polpastrelli dei cani erano consumati a causa del ghiaccio e della neve. Per riprendersi del tutto avrebbero dovuto riposare per una settimana, ma Jarvis non aveva tutto quel tempo a disposizione. Non voleva separarsi dai migliori cani dell'Alaska, ma dovette procedere senza. Il tempo stava per scadere, le scorte di cibo sulla flotta di navi stavano diminuendo. I marinai si trovavano in un deserto ghiacciato e rimaneva soltanto una piccola scintilla di speranza a tenerli ancora vivi. La squadra di soccorso lo sapeva e cercò di muoversi il più velocemente possibile. Lungo il percorso, Jarvis riuscì a mettere insieme circa 450 renne da varie mandrie. Ma non fu un'impresa semplice. Questi animali erano come oro per i nativi e naturalmente non potevano permettersi di cederli a degli estranei. Charlie Artistralock, nativo dell'Alaska, si rifiutò inizialmente. Jarvis gli spiegò che voleva risolvere la questione pacificamente. Così disse a Charlie che la mandria avrebbe salvato la vita di centinaia di persone. Per questa ragione Artistralock non solo accettò di rinunciare a qualche renna, ma si offrì di unirsi alla squadra di salvataggio. Anche altri nativi decisero di rinunciare alle proprie renne e si offrirono di aiutare Jarvis. Le renne furono estremamente importanti per l'operazione. Erano un'ottima fonte di cibo e potevano anche trainare le slitte con le provviste. La squadra di soccorso costruì una sorta di trenino trainato da renne che procedette speditamente attraverso la tundra dell'Alaska. Guidare queste slitte non era facile. Jarvis annotò nel suo diario come le renne si muovessero molto velocemente. E se qualcuno non fosse riuscito a saltare sulla slitta abbastanza velocemente o non fosse riuscita ad afferrarla in tempo, rischiavano di perdere la slitta e le renne, o peggio ancora, rischiavano di essere trascinati via. Il 29 marzo del 1898, dopo 4 mesi e 2.414 km, la spedizione raggiunse finalmente Point Barrow.
Jarvis fu in grado di consegnare circa 382 renne alla flotta baleniera, perdendone soltanto 66. Il dottor Cole esaminò immediatamente tutti i marinai affamati e quello che vide fu terrificante. Quelli che una volta erano uomini robusti e sani, pieni di forza ed energia, ora sembravano dei fantasmi, scheletri senza carne. I balenieri dovettero conservare le scorte per resistere così a lungo. Il tenente Jarvis li nutrì immediatamente, ma gli ordinò anche di fare esercizio fisico per accelerare il tempo di recupero. Per le navi non ci fu nulla da fare, erano intrappolate nel ghiaccio e non era possibile muoverle di nemmeno un singolo centimetro. Quasi la metà della flotta fu persa, ma le azioni eroiche della squadra di soccorso hanno permesso di salvare l'altra metà. I primi di luglio, quando il ghiaccio iniziò a sciogliersi, la nave di soccorso Bear fu finalmente in grado di raggiungere Point Barrow. Dopo tanti mesi, David Jarvis fu finalmente in grado di riunirsi al suo equipaggio. 97 balenieri espressero il desiderio di tornare a casa sul Bear, ma fino a metà agosto il percorso verso sud fu bloccato a causa del ghiaccio. Solo allora i poveri marinai riuscirono a lasciare definitivamente le acque fredde e aspre dell'Alaska. La squadra di soccorso aveva mostrato grande coraggio ed eroismo nel superare un percorso così lungo e tortuoso per salvare la vita di quei marinai, e quell'impresa non è passata inosservata. Il tenente di primo grado, David Jarvis, e i suoi compagni di viaggio ricevettero delle medaglie d'oro per l'eroismo. Non solo, ma tutti i pastori delle renne e i nativi che aiutarono la squadra di soccorso ricevettero $2,500 di risarcimento. Ma questo non fu l'unico episodio di balenieri intrappolati nel pericoloso ghiaccio dell'Artico. Nel giugno del 1871, una flotta di 40 navi al largo delle coste dell'Alaska si trovò nella stessa situazione. All'improvviso il vento cambiò direzione e iniziò a spingere il ghiaccio verso le navi. 7 navi riuscirono a fuggire verso sud. Ma le restanti 33 navi rimasero intrappolate nel ghiaccio. A metà settembre l'equipaggio della flotta bloccata decise di abbandonare le navi. 1219 persone salirono a bordo di alcune piccole barche, portando con sé scorte di cibo sufficienti per 3 mesi. I balenieri attraversarono 113 chilometri in quelle acque gelide. Alla fine vennero salvate dalle 7 navi che erano precedentemente riuscite a fuggire alla trappola di ghiaccio. Per ospitare più di 1000 persone sulle loro navi dovettero gettare in mare tutto il loro equipaggiamento e il pescato della stagione. Questo causò una perdita pari al valore di $34 milioni odierni. Tutte le navi che rimasero intrappolate nel ghiaccio, tranne una, furono del tutto schiacciate e affondarono. Infine, il promemoria. L'uomo è infinitamente piccolo di fronte alla natura.